Ed è venuto a trovare la mia mamma. La sua mamma. Sì. Come sta? Benissimo. Com'è andato? L'ho trovata bene, bene proprio. Non credevo neanche, l'ho trovata bene. Che senso? Non la vedevo. Che sensazione è stata poter ritornare a vederla? Era una sensazione bellissima per me perché non vedo la mamma da 4 anni. Era 4 mesi, scusatemi, insomma era dura. E sua mamma come le è sembrata? Che emozione? Ma anche lei, tranquilla, stava bene, rilassata, ha parlato anche un po' con me. Sente un po' poco mia mamma perché non sente molto, però l'ho trovata bene. L'incontro dove è venuto? All'aperto? All'aperto, sì. Ed era solo lei? Solo io, sì. Io e lei. Lei di là, io di qua. Eravamo a 2 metri di distanza, tutte e due. Lei era tutto bardato, mascherino, sì, tutto. Ma l'ha riconosciuta? Allora, primo momento no. Poi, come ho tirato su la maschera davanti, mi ha riconosciuto. E insomma, 97 anni, non è che... Come si chiama? La mamma? Sì. Dillo Anna. Sei commossa? È un po' sì, ma pianto un po' sì. Anche no. Lei? Beh. Io ho trattenuto perché se no, perché diciamo che lei era abituata tutte le mattine a vedermi, adesso poi tutto quest'estate è stato un po' dura. Come avete vissuto questi mesi, diciamo, a distanza? Non belli, nel senso, però devo dire erano sempre presenti quando chiamavo, quando prenotavo la videochiamata me la facevano parlare, la vedevo. Diciamo che siamo stati, il dottore era sempre reperibile ogni volta che chiamavo, non posso dire altro di questo, sono stati sempre presenti tutti. Ma ha avuto molta paura in questi mesi. Cioè, e beh, paura l'abbiamo avuta anche noi fuori, non solo dentro qui. Se vogliamo vederla in fondo la cosa. E tornerà tra 15 giorni, quindi? Quando mi chiameranno io sono qui di nuovo. Appena che io posso venire io vengo qui. Mia mamma ha avuto sempre il tampone negativo, che mi hanno sempre comunicato sempre. È una donna forte, perché è un ceppo forte. Diciamo che nella sua vita non ha visto mai un ospedale, no? Un anno che qui... Ma per le gambe, non per altro. Prende mezza pastiglietta la mattina e basta. Sì. Di questo non so cosa dire. Va bene, quindi insomma, grande gioia. Tantissimo, no, tantissimo. Senta, ma come dire, non è ancora riuscito fisicamente ad abbracciarla, però. No, questo no. Questo manca. Manca. Mi manca tanto, mi manca tanto sì. In questi mesi avete fatto videochiamate, certo, vi siete sempre, avete comunicato. Ho fatto sempre le videochiamate, ogni volta che... Le ho messi in coma, hanno richiamato dopo di un giorno, ma hanno richiamato su. La prima cosa che le ha detto quando l'ha vista? Quello che mi ha visto non mi ha neanche conosciuto come era. Quando... Al momento che ho alzato, adesso ti riconosco, si è messo a piacere, si è emozionata comunque. Bellissimo, devo dire la verità. Anche se lei ha la fissa, che io le devo portare le asciugamani più vecchie perché così asciugano meglio, anche se lei ha la fissa che io ho portato via dei suoi pantaloni e me li metto, io una 44, lei una 56, comunque ce la facciamo lo stesso. Ha delle fisse che non le toglierò più. Però. Cosa vi siete detti? Niente, incontro, lei sperava di vedere suo nipote, cioè mio figlio, ma non è stato possibile, quindi ha dovuto accontentarsi di me. Adesso lei ha perso un figlio, che era mio marito, figlio unico, a 68 anni, quindi è stato un colpo notevolmente duro. Però ha superato anche quello. Cosa c'è stata colpita la virus? Le debolmente. L'hanno trasferita, l'hanno curata, hanno fatto altri 2 tamponi, non è più positiva, è negativa, con tutti e 2 i tamponi successivi. L'ha riconosciuta? Oh, sì, anche se io avevo tutta la mascherina, niente, anche quell'affare da davanti, la bardatura di classica e tutto, insomma, quindi tutto fatto. È stato bello, devo dire la verità, è un ambiente bello, sereno, arioso, con tanti bei fiori, il caffè e tutto.